Ciao a tutti ragazzi, rieccoci sul nostro canale La Taverna dello Svapo. Io sono Gabri. Io Birillo. Birillo, facci vedere oggi che liquido andremo a recensire. Monster Cookie Cream. Il mostriciattolo giallo. La colina rossa dietro. Andiamo a aprire la sua scatolina, a vedere all'interno come è composta la scatolina, cosa c'è. C'è il suo liquido. Nicotina free, 30 ml, liquido da inalazione, quant'è? 70 VG e 30 PG? Un 70-30, giusto così. E ha una salvietta per pulire Atom e Drip Cleaner, pulisci Drip e Atom. Carina. Carina. E un bugiardino. Ho scritto dove è fabbricato, VaporArt. Abbiamo già provato dei liquidi VaporArt molto buoni. Ci piacciono molto. Ora andremo a fare la prova di svapo. E qualche considerazione? Secondo noi sì. Secondo noi sì. Io andrò a fare la prova di svapo sempre con la mia Noisy Cricket 22 con Goom 22. Io con la 25 e il suo Pearls. Vai Gabri, dacci subito la svapata. Ci do subito la svapata. Com'è Gabri? Non è male. Subito io sento la cannella, subito. Provo a fare una svapata e sentiamo anche le due considerazioni. Sì, subito si sente la cannella. Cannella, un po' di limone. Il biscotto all'ultimo forse, un po' di retrogusto, la però. Panna. Sì. Che voto gli dai a questo liquido qua? Ci do un 5 Gabri. Non sono amante del limone, non mi piacciono tanto gli... Io un 6 ce lo do, una sufficienza dai. È per tutto il giorno, non è stancante. Oddio, la cannella è un po' pesante. Un po' pesante. Un po' il 5 di una volta, è vero. Quella della Brooklyn. Non è eccezionale, però si può svappare dai. Sì, il dolce, ti lascia... sapore di biscotto, di cannella, di... va bene dopo il tè questo qua, davvero, eh sì. Allora noi vi lasciamo così con l'ultima svapata industriale. Sì. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Da Gabri e Birillo un bacio.